Raga, in realtà mi ero svegliato qui dove avevamo fatto la live su TikTok l'altro giorno che sono stato chiuso in macchina, che non ho aperto la macchina perché c'erano troppi animali fuori e adesso capite il perché. E adesso, neanche facendo la pipì, voglio andare lì, lì sopra, perché lì c'è tipo il faro, vabbè, e vediamo cosa ci sta lì. Quindi spostiamo un attimo sta roba qui senza neanche che mi cambio e poi facciamo da lì, cioè iniziamo il video da lì. Raga, strada facendo ho trovato sto posticino. Voglio vedere che ci sta qui. Settrizzo nostro! Ci sono stufa? Pentru ceste. Ah, queste mi sa che sono la paglia, quella che hanno vissuto per Dunare, Delta Dunare, a cola. Ci si accoperiste con case, no? Sci alle no, a zic ci ne vre, se faci sci alle no se le accopereste, no? Quindi questo, regà. Allora, raga, mentre sto in questo, diciamo, bar, no, ristorante, più ristorante a prendermi il caffè, io sto albero, l'ho visto ai Giardini de Ninfa. Me lo dite voi che albero è? Perché non so se è lo stesso o sono io che mi sbaglio. Guardate che bello. Per gli intenditori della natura. Vabbè, che posso. Ne stanno altri, poi lì ci stanno pure le ciliegie, raga, cioè in mezzo alla strada voi ci avete tutto, frutta, verdura, cose. E dopo il Delta Dunare siamo arrivati qua e me l'ha consigliato un amico, comunque sì, abbiamo parcheggiato la nostra Touran lì, raga. Come al solito dobbiamo prendere un'altra barca perché la macchina lì non ci arriva e si chiama Gura Portizia, è una località dove ci sta, in poche parole, il lago da una parte e il mare dall'altra parte. Vediamo un attimo se merita, se andiamo a fare st'altro giro con la barca. Già ho chiesto al signore, in poche parole, si radunano tutti qui e quando c'è la gente, la prima barca che parte dice sali con loro. Ok, ho detto va bene. Quanto costa? 70 lei andata e ritorno, quindi stiamo a parlare di roba di 15 euro, una cosa del genere, 7 euro andata, 7 euro, 14 euro, va bene? Ecco, mi sa quella è la barca, raga, già sta a partire. Ecco il porto, qua dovete entrare a qualcosa di chasse, non lo so. Comunque, queste sono le barchette, adesso partiamo, regà, vediamo un attimo come sarà. Dopo giornata, un caldo allucinante, sappiamo pure oggi. Non mi sono messo la crema,
Che dite se me la vado un attimo a mettere al volo, dai? Al volo, al volo, al volo. Se no mi brucio come una lucertola, dai. Da. Tutti con le ciabatte, se le mettiamo pure noi le ciabatte, no? E due. Olè. Assao. Comunque vedete a che serve la palestra? Come sono fit? Eh? Fatemi mettere giusto un po' di crema pure sui piedi, va. Pure sui piedi, signore. Pollicione brutto di Paoletto. Eccolo lì. Si parte con la barchetta, eh? Sarietta. Ciao Anna. Arrivati, ecco qua, guardate che spettacolo, tutto ordinato. Da quello che mi hanno detto è pure mezzo caro, perché per portare la roba da mangiare qua a benzina costa, le cose costano, quindi comunque sia. Questa, comunque, guardate che bello, le barchette così carine. Qualcuno che ce l'ha, e lì tutta la parte appunto delle cose. Queste cose non si. Perfetto, lì come potete vedere tutta la parte. Vedete i tetti quelli di paglia? Quello è il signorotto che vi ho fatto vedere prima. Che le faceva, no? Guardate i fiorellini, tutto bello, in ordine, tutto bello pulito. E lì i vari ristoranti. Questa è la mappa, raga, così sapete più o meno com'è. Qui c'hanno sti motorini così che vi portano in giro. Lì c'è tutto il consorzio privato con le varie casette e insomma è tutto quanto. Pare mezzo di sta mezzo in Grecia, mezzo così, tutto blu, tutto azzurro, la barchetta del capitano. Lì i ristorantini, lì se volete se potete fittare i pedalò. Raga, pura gura portista, siamo arrivati, porco Dio. Ecco la spiaggia. Vediamo un po' com'è l'acqua. Oddio, raga. L'acqua non c'è da fare. Come quella di Ossa, quella di Corvagliani, non so. Pure bella calda. Come un brodo. Oggi sta fa caldo, speriamo che non entra l'asciugamano dentro l'acqua. Siamo arrivati qua. Banda alle ciance, non sperdiamo tempo. Godetevi sto video pazzesco di cura portista, perché stiamo a far macello, poi non so manco come viene, lo vediamo dopo. Comunque sia, buona visione. Thank you.
mi sa che manco si paga qua, cioè vieni te butti senza pagare. Niente, il mare questo è, sia che chissà che cosa, insomma, che dici. Regà, questa è, cioè io giusto per farvi vedere la Romania adesso. E questi sono i prezzi, mo non so se sono vecchi o sono nuovi, però più o meno questi sono. Quindi, eccoli qua. Così almeno ci avete un po' l'idea di com'è. Regà, che ve devo dire? Qua, se vi volete venire a rilassare, nel senso tranquilli, senza stress, così che non c'è altra gente, ci potete venire con la barchetta, però dovete capire che state tipo staccati da tutti. E niente, questa è insomma, relax. Se poi venire con la ragazza da solo, stai appunto, torni, va bene? Niente di che, ho fatto vedere giusto qua appunto il lago, là il mare. E basta, questa è la particolarità di questo posto. Noi torniamo, che adesso si va, ragazzi, a Mamaia, ok? Dai, andiamo, se vediamo dopo. Dai, andiamo, va. Avevamo richiamato quello della barca, mi sono fatto lasciare il numero perché io ho pagato andata e ritorno. Quindi 35 lei, andata, 35 ritorno, 70 lei. Dice che mo sta a tornare in 20 minuti, sta qua, aspettiamo un attimo. Vabbè raga, mentre ha portato l'altri, mo torno io da solo, tanto quello che ho dovuto fare l'ho fatto. Facci vedere sto motore, capita. Facci vedere come spigne. Bam. 300 asini, eh. Sono un capitano, alza la mano. Paoletto spacca, capitanuccino. Yeah, ha pisciato i motori, eh. Vediamo a quanti nodi arrivano, raga. Dalla riserva. Stavamo a 46, stiamo a tornare a Giurilovka, Giurilovko con la J si scrive, e siamo stati a Gura Fortice, quindi quando venite qua mettete Giurilovka, 15 km da Giurilovka a Gura Fortice. Io ho le palle piene di Gura Fortice, torniamo lì e andiamo a divertirsi che ci vuole. Mazza, si è messo pure la maglietta in tinta con la barca, eh? Altri turisti che salgono, regà. Stiamo qua e passa il trenino rumeno, il pendolino rumeno, regà. Pure il pendolino che faccio vedere. Namo a Mamaia, oh oh oh. Namo la Mamaia, oh 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 oh. Così si dice rumeno, namo la. Quando dici andiamo a, si dice la. Bar, andiamo la. Casa, andiamo. No, a casa si dice, la casa no. E vabbè, andiamo a Mamaia Nord, verso quindi Costanza, ragazzi. Cioè, guardate che baretto tipico, eh? Per il meno. Che dite se serviamo un caffettino lì? Anzi, voglio un caffettino. Eccoli i palazzi, quelli veri rumeni. Guardate che spettacolo. Questi sono proprio tipici rumeni, ragazzi. Che quando entri devi sentire il profumo della ciorba con l'aglio, con la cipolla, se no non è una scala rumena. Andiamo a sto baretto, vediamo un attimo. Questa è la palazzina. Secchioni, sempre tutto in ordine, cioè nel senso levano l'immondizia e tutte queste cose qua. Caffè bar. Bellissimo, mi sembra di stare in Calabria. Ma così caffè se fate? Vero, caffè. Che teste? 2,50 caffè espresso, come lungo sport? Sì, lungo sport qua. Lungo però. Mm-hmm. E niente, facciamo un po' di pubblicità alla signora. Quindi, signor, invito tutti gli italiani. Quando vin la Romania, se vi naici, se io ho un caffè. Buono. Sau o bere.
volete? Birra, vino, avete vino? Vino? No, vino. Ah, pure il vino, ciao. Come se non esce località, tassa? Baia. Baia. A Bahia. Sì, Baia. Regà. Questo è. Qua vedo che. Proviamo, mi sa che c'ha pure gli infissi che li deve cambiare. Questo è. Maxi schermo ci sta per le partite la sera, quindi funziona tutto. Vabbè, regà, fatemi con questo caffè, se vediamo dopo. Tiè, guardate che bancone coatto di Ceausescu. Bello, bello, raga. Caffettino, raga. Eccolo qua.